Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta salata a uova e piselli. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono pasta brisè, uova sode, uova, panna da cucina, pisellini lessati, parmigiano grattugiato, scamorza, cipolla, sale, pepe e olio. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla e la facciamo tritare per 3 secondi a velocità 6. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio. Ed insaporire per 4 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere i pisellini ed azionare il bimby per 3 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Mettere da parte. Senza lavare il boccale, mettere le uova, il sale, il pepe, il parmigiano grattugiato e la panna da cucina. Ed azionare il bimby per 1 minuto a velocità 3. Nel frattempo mettere la scamorza sulla base della pasta brisè. Versare il composto sulla scamorza. Mettere i piselli. E mettere le uova sode. Rigirare leggermente i bordi. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 30-35 minuti circa. La torta salata è cotta, lasciare intiepidire prima di servire. Torta salata con uova e piselli. Grazie e alla prossima ricetta!